Per favore, fratelli, rimanete qui. Le parole del ministro generale ai frati di Terra Santa. Un intenso programma dal 15 al 20 aprile, quello di Fra Massimo Fusarelli alla custodia di Terra Santa. Una visita realizzata in un momento di grande tensione a causa dell'escalation dei conflitti in Medio Oriente. Ringraziando i suoi confratelli, gli chiede di andare avanti nella missione con fede e coraggio. Gerico, la Domenica del Buon Pastore e la celebrazione dei 100 anni del santuario. La messa è stata celebrata da Fra Francesco Patton insieme alla comunità cattolica di Gerico, che porta il titolo del Buon Pastore. La celebrazione si è svolta nel ricordo dei 100 anni dalla costruzione della chiesa ad opera dell'architetto Antonio Barluzzi. Il Cardinal Dolan visita la Terra Santa. L'unica strada per la pace è l'amore. Sono le parole dell'arcivescovo di New York lo scorso 12 aprile nella sua visita in Terra Santa durante 5 giorni, offrendo speranza ed esprimendo la vicinanza di tutti i vescovi americani a una popolazione che vive le crescenti agitazioni del conflitto. Un intenso programma dal 15 al 20 aprile, quello di Fra Massimo Fusarelli, ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, alla custodia di Terra Santa. Una visita realizzata in un momento di grande tensione a causa dell'escalation dei conflitti in Medio Oriente. Sono venuto proprio per questo segno di vicinanza, di ascolto, e anche credo che nel mio servizio è importante, ecco, qui nella Terra Santa venire non solo una volta nei 6 anni, ma essere più presente per accompagnare questa presenza che per noi è veramente molto importante, molto tipica. Sono molto grato al Signore di poter stare qui, sono grato che l'aereo è partito soprattutto, in modo da poter stare qui in questo tempo. Non posso fare niente, non risolvo niente, ma posso esserci e questo è molto importante. Esserci con la comunità francescana, totalmente coinvolta nella vita del popolo nei vari aspetti della missione. Nella mattina del 16, Fra Fusarelli, insieme a Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, il vicario generale Fra Ignacio Seja Jiménez, il visitatore generale Fra Aloisi Varot e il visitatore assistente Fra Marcello Ghirlando, che l'hanno accompagnato per tutto il viaggio, ha iniziato la visita proprio nei santuari sorti intorno al lago di Galilea, Magdala, Tabga e Cafarnao. E nel pomeriggio i francescani da tutti i conventi della Galilea si sono incontrati per la celebrazione della messa nella Basilica della Trasfigurazione in occasione dei 100 anni della sua costruzione. Mi è piaciuto richiamare l'esperienza di Francesco proprio qui in questa basilica, che è invasa dalla luce, di cui ricordiamo i 100 anni ormai. Scendendo da questo monte, vi invito a continuare questo cammino di luce nelle tenebre della storia, sapendo che il Signore risorto ha vinto le nostre tenebre e la sua luce si fa strada tra gli uomini e nel mondo. Fra Fusarelli ha inaugurato anche la mostra Lux Tenebre per i 100 anni della costruzione della basilica disegnata da Antonio Barluzzi. Dopo il viaggio in Galilea, la visita anche ai frati della Giudea, al Santo Sepolcro, dove ha presieduto la messa comunitaria davanti all'edicola della Resurrezione. L'ultima volta che era stato qui era il 2021. Il ministro si è poi recato presso il Monastero della Flagellazione, dove ha compiuto la visita della sezione archeologica del Terra Sancta Museum, guidato da Fra Eugenio Alliata e da Fra Amedeo Ricco, per vedere i reperti e i preziosi oggetti che si conservano nel museo, che preserva un raro patrimonio archeologico e artistico, un tesoro custodito dai francescani della custodia di Terra Santa per più di 800 anni. Al termine della visita, insieme ai docenti e agli studenti dello Studium Biblicum Franciscanum, Fra Fusarelli ha celebrato la messa nella Chiesa della Flagellazione, durante la quale è stato ricordato il centenario della sua fondazione. Saluto tutti, fratelli. Grazie per la vostra missione, ha detto Fra Massimo Fusarelli. Accogliere la parola del Vangelo, viverla, darle carne con la vostra vita e farla amare è la nostra vocazione dei frati minori. È il centenario dello Studium Biblicum Franciscanum,
ma anche di un altro santuario, la Basilica dell'Agonia al Getsemani, dove Fra Fusarelli ha presieduto la messa e anche inaugurato la mostra sulla Basilica. Nelle parole del ministro generale, la gratitudine per il linguaggio dell'arte e la grazia di custodire i luoghi santi. San Francesco usa molto spesso questo verbo custodire, rivolto soprattutto ai fati. Custodite la parola di Gesù, custodite il dono che avete ricevuto. Questo è un verbo mariano. Maria, dice Luca, custodiva nel suo cuore quello che gli era accaduto, no? E lo portava con sé. Custodire i luoghi santi per noi vuol dire essere in questi luoghi in modo dinamico, innanzitutto con la preghiera continua, con l'intercessione continua. Custodire vuol dire anche permettere che questi luoghi parlino oggi, anche con il linguaggio dell'arte. Nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile, il ministro, insieme a Fra Ibrahim Faltas, direttore del Terra Sancta School, e insieme a autorità religiose e civili, hanno preso parte all'inaugurazione del teatro della Terra Sancta School di Gerusalemme. Prendersi cura dell'educazione è prendersi cura del futuro di un popolo. Fra Massimo ha auspicato che il teatro sia uno strumento di crescita, resurrezione a nuova vita, formazione culturale e incontro per tanti in questa città santa, soprattutto in questo momento. Una tappa speciale della visita è stata certamente Betlemme. Prima tappa, la Casa del Fanciullo, che da 17 anni accoglie ragazzi cristiani provenienti da famiglie in difficoltà. Il gruppo ha quindi fatto sosta al Campo dei Pastori. Qui si ricorda l'annuncio della nascita di Gesù, dato dall'angelo ai pastori di Betlemme, con la costruzione delle cappelle delle diverse nazionalità. È seguita la visita alla Terra Sancta School di Betlemme, la più antica tra le scuole della custodia, fondata nel 1598. Il ministro generale e il vicario generale hanno potuto conoscere più da vicino le difficoltà degli abitanti di Betlemme al giorno d'oggi. Il gruppo si è quindi spostato al centro Michele Piccirillo, che impiega ragazzi disabili nella realizzazione di manufatti artigianali e artistici in vendita presso il centro stesso. Infine, alle 12, tutti hanno partecipato alla processione quotidiana dei frati alla Grotta della Natività. I francescani hanno sostato e pregato nel luogo in cui è nato Gesù. Tra tutti gli incontri con i frati e con la comunità cristiana in Terra Santa, Fra Fusarelli ha celebrato anche con la comunità delle Clarisse di Gerusalemme e ha espresso il suo parere sulla comunità francescana in Terra Santa. Ho trovato i frati forse meglio di come pensavo, cioè feriti da quello che sta accadendo, ma anche decisi a rimanere qui. Ma rimanere non chiusi in casa, rimanere con le persone, accanto alle persone, come è possibile. Quindi la prima parola che voglio dire è questa, rimanere come intercessori. Dal latino intercedere vuol dire camminare tra Dio e gli uomini, in mezzo al campo di battaglia. Noi siamo in un campo di battaglia, rimanere come chi cammina in mezzo alle due parti, ricordando a Dio che questo è il suo popolo. E la terza parola, dico ai frati, guardate già al futuro. Ieri abbiamo inaugurato un teatro qui a Gerusalemme, nella scuola. Pensare ai bambini, pensare a come continuare a dare speranza e fiducia a questa terra mentre siamo bloccati dalla guerra, guardare già al futuro. Nelle parole di Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, gratitudine per questa visita. La visita del ministro generale per noi è stata molto importante perché è stata veramente un segno di vicinanza. È un momento difficile per tutta la Terra Santa e per tutto il Medio Oriente. Molti non vengono, molti hanno paura a venire. Invece il ministro e il vicario generale hanno scelto di essere vicini a noi, di venire a visitarci per rendersi conto di quella che è la situazione reale e anche per incoraggiarci. Il custode ricorda che il ministro ha ascoltato i frati che vivono e servono nei santuari della Galilea e della Giudea, e poi ci ha incoraggiati, ci ha dato parole di speranza. E io sono molto riconoscente nei suoi confronti perché
ci ha incoraggiati a camminare con serenità. Sappiamo che lungo i secoli vivere come frati minori in Terra Santa non è mai stato facile, e quindi dobbiamo essere qui con la coscienza che anche questa domenica il Vangelo ci suggerisce, che è la coscienza appunto di chi non ha paura di dare la propria vita. E direi, ecco, è stata per me una visita molto importante e significativa. Nella mattinata di domenica 21 aprile, presso la chiesa parrocchiale del Buon Pastore in Gerico, la comunità francescana e i cristiani locali si sono ritrovati numerosi per la messa della quarta domenica di Pasqua, denominata anche Domenica del Buon Pastore. Nel ricordo dei 100 anni dalla costruzione della chiesa ad opera dell'architetto Antonio Barluzzi, Fra Mario Acchiti, parroco e superiore del Buon Pastore, ha dato il benvenuto a tutti accogliendoli davanti alla porta, ricordando che Gesù stesso è la porta dove entrano le pecore. La comunità, come ci racconta il parroco, è composta da circa 500 cristiani tra latini e ortodossi in tutta Gerico, ma la loro presenza è testimonianza che promuove sempre l'incontro fraterno e la preghiera. E come parrocchia, siamo come cristiani, abbiamo le attività, abbiamo le sante messe quotidiane, anche domenicali. Abbiamo 2 messe della domenica, 7:30 e 9:30. E poi anche abbiamo il primo venerdì del mese un'ora di adorazione, abbiamo le attività anche dei fioretti di San Francesco. Dunque è una chiesa accogliente. In questo 100 anni di santuario, di parrocchia e dei francescani, diciamo benvenuti a tutti, e le nostre porte sono sempre aperte. A presiedere la Santa Messa Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa insieme ai sacerdoti della custodia di Terra Santa. Durante l'omelia, Fra Patton ha parlato alla comunità locale con l'ausilio di Fra Ibrahim Faltas, dell'esempio del Buon Pastore Gesù, che ha saputo dare la vita per le sue pecore fino al sacrificio di sé. Ricordando anche la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, ha menzionato i pastori che in Terra Santa hanno seguito l'esempio del Maestro nell'umile ascolto della sua voce e nell'offerta della propria vita per il popolo. Oggi Papa Francesco ci ricorda che le vocazioni sono molto importanti anche per costruire una cultura della riconciliazione e della pace. Io ringrazio Dio che lungo i secoli la custodia sempre ha cercato di imitare Gesù il Buon Pastore, e molti frati hanno dato la vita anche proprio morendo per la cura del gregge, sia quando c'erano le pandemie, sia quando c'erano le persecuzioni. Anche in tempi recenti diversi frati sono in posti molto pericolosi, eppure rimangono lì proprio perché hanno nel cuore queste parole di Gesù, che bisogna essere pastori e non mercenari. Auguriamo in questo centenario che da questo santo luogo possiamo imparare ad ascoltare la voce del Buon Pastore per poter rispondere alla nostra vocazione a colui che ogni giorno dà la vita per le sue pecore e conosce ciascuna con il suo nome. Nel pieno della folle guerra che sta coinvolgendo spietatamente la Terra Santa, l'arcivescovo di New York, cardinal Timothy Dolan, lo scorso 12 aprile ha visitato la Terra Santa durante 5 giorni per offrire speranza nonostante le crescenti agitazioni e tensioni. Nel corso della sua visita, il cardinal Dolan ha incontrato i capi delle chiese cattoliche di Gerusalemme con l'obiettivo di rafforzare lo spirito di solidarietà, unità e cooperazione umanitaria. Durante la sua visita ha anche visitato le istituzioni umanitarie che fanno capo alla Chiesa nella città di Betlemme. Sul piano politico, il cardinale ha fatto visita al presidente palestinese e al suo omologo israeliano, esortandoli a lavorare per raggiungere una pace duratura nella regione. I must be honest. Devo essere sincero, abbiamo visto motivi per piangere, abbiamo visto anche motivi per sorridere. Vediamo l'oscurità, vediamo la luce, vediamo la morte, vediamo la risurrezione.
Pensiamo a dove saremmo tutti se solo per un momento non si spendessero soldi in armi. Noi saremmo capaci di spendere soldi in case, in ospedali, in scuole, in case come queste per gli anziani. Pensate a come ciò potrebbe valorizzare la sacralità della vita umana e aiutarci a vivere con dignità. Pensate a come ciò ci renderebbe tutti più sicuri e desiderosi di pace. In qualità di presidente del consiglio della CNEWA, il cardinal Timothy Dolan, con il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, e Monsignor Pietro Vaccari, direttore generale della CNEWA, hanno celebrato il 13 aprile una messa di ringraziamento in occasione del 75esimo anniversario dalla fondazione delle missioni pontificie a Gerusalemme, con sede nella chiesa di Notre Dame. Il giorno successivo, il cardinal Timothy Dolan ha celebrato ancora nella chiesa latina dell'Annunciazione a Beijala con un gruppo di credenti locali, poiché la missione pontificia opera sin dalla sua fondazione e concentra i suoi sforzi per soddisfare i bisogni della comunità locale, alleviare la sua sofferenza e preservarne la dignità. Siamo molto contenti di questa visita per più di un motivo. In primo luogo perché rafforza il rapporto della missione pontificia con la comunità locale e in secondo luogo perché mette in luce il lavoro, i programmi e i progetti della missione pontificia che si stanno realizzando in nome di Sua Santità il Papa, perché questa è la missione di Sua Santità il Papa per il soccorso e lo sviluppo della Terra Santa. La sua visita getta luce anche su diversi aspetti della vita cristiana in Terra Santa, dalle chiese occidentali e orientali, agli ordini monastici e alle istituzioni ecclesiastiche che forniscono preziosi servizi in Terra Santa in più di un settore. Anche gli incontri del cardinale con la comunità locale hanno confermato che la presenza cristiana in Terra Santa è il lievito di questa terra, poiché oltre il 40% dei palestinesi dipende dai servizi delle sue istituzioni. La missione pontificia a Gerusalemme ha voluto organizzare incontri tra il cardinal Dolan e i profughi palestinesi del campo di Aida, nel distretto di Betlemme, e tenere anche seminari che rafforzino lo spirito di dialogo e di comprensione tra le diverse religioni, come quelli incentrati sulla questione dell'incitamento all'odio e lo sfruttamento delle piattaforme di social media per offendere la società. Quindi il percorso verso la pace non riguarda le armi, i militari, né i soldi e nemmeno la politica, ma riguarda l'amore, il servizio e la preoccupazione per coloro che soffrono, e sono così felice di vedere tutto ciò. Considerato l'intensificarsi della guerra in Terra Santa durante la sua visita, il cardinale Dolan ha dovuto abbreviarla, anticipando il suo ritorno a New York al 16 aprile. La formula per raggiungere la pace che il cardinale Timothy Dolan ha portato con sé, che si basa sull'amore, è l'unica formula per la salvezza dal flagello delle guerre, della distruzione e del pianto ovunque si trovino. Chi ha orecchie, intenda. Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.